Ancora per le strade di Napoli, ancora a parlare di buche, una città ormai che sembra più bombardata che bucata. Noi già dedicammo un servizio anche simpatico per certi aspetti alle buche stradali di Napoli. Da allora cosa è cambiato? Non è cambiato niente, diciamo più che altro che la situazione è drammaticamente peggiorata, perché noi facemmo, come chi si ricorderà di quel servizio, tutta la periferia ma anche la parte centrale di Napoli. Questa mattina ci siamo dedicati alla zona collinare, alla zona alta, il Vomero, quella che è considerata la Napoli bene. E quindi la Corte dei Conti, come dicevamo, ha bocciato il bilancio presentato dal sindaco e ha bocciato anche il successivo ricorso presentato, per cui il sindaco in tutto questo ha provato a metterci, come vedete, una pezza, ma non credo che possa servire, che possa bastare. Noi adesso continueremo a scendere, quindi si sfata anche quel mito del Vomero, quartiere bene, Napoli di elite, perché come vedete la fame stradale è arrivata fin quassù, fino in collina. Noi adesso continueremo a girare, per cui vi invitiamo a continuare a seguirci. Scenderemo sull'altro versante di Napoli per vedere un pochino la situazione del manto stradale. Via Cimarosa è una strada che è stata ristrutturata neanche tantissimo tempo fa, credo che non siano passati più di 3 anni, eppure guardate le condizioni del fondo strada. La domanda che ci poniamo, che poniamo agli amministratori, è: quando un'azienda, una ditta vince una gara di appalto, deve garantire manutenzione ma soprattutto un'assicurazione che garantisca la qualità dei lavori? Chi è che deve vigilare e non vigila? E se vigila, come vigila? Perché queste buche non vengono chiuse, non vengono riparate da chi probabilmente ha fatto male i lavori o non ha considerato il tempo di durata o la qualità dei prodotti? Questo non sta a noi stabilirlo, però è importante capire se le ditte appaltatrici, vincitrici di gara, poi forniscono e rispettano le assicurazioni che sono state messe nel contratto. Continua il nostro giro per le strade di Napoli, sempre più simile a un percorso di guerra. Napoli, come vedete, somiglia in moltissime delle sue strade principali. Qui siamo in via Emanuele Gianturco, dove sembra che un cacciabombardiere abbia sparato una raffica di mitragliatrice, perché buchi appunto a raffica uno dietro l'altro costringono le auto e anche gli scooter pericolosamente a delle gimcane, mettendo a rischio anche non solo l'incolumità delle persone ma anche delle stesse auto, comportando comunque delle spese. La signora vuole investirci delle spese ulteriori alle già tantissime gabelle che siamo costretti a pagare, perché mettere la ruota in uno di questi buchi corrisponde a dovere andare a rifare le sospensioni. Nel precedente servizio noi facemmo Napoli in buca, non so se ricordate, con la mazza da golf girammo per la città quasi scherzandoci. Il problema da allora è di gran lunga peggiorato, le buche sono aumentate e con le buche sono aumentati anche
i pericoli, come già abbiamo detto prima e ripetiamo, non solo per la sicurezza e l'incolumità degli automobilisti, ma anche di chi viaggia su due ruote, ma anche per la salute. Pensate, uno che va in giro su uno scooter e viene sollecitato ogni 5 minuti da una buca. Ernia del disco o disco dell'auto rotto? Quindi noi, al di là delle buche, stiamo cercando di immortalare anche gli altri disagi che sono procurati proprio da dislivelli e dalla cattiva manutenzione delle strade. Ora provate ad immaginare una persona anziana che debba utilizzare questo marciapiede. Quindi o canotto o salvagente o un tuffo in piscina. Oggi è la festa della donna, Sinapsi News e Napoli News Magazine non dimenticano assolutamente le loro straordinarie ascoltatrici e tutte le nostre followers che ci seguono con affetto e simpatia. Noi con lo stesso affetto e simpatia auguriamo buona festa della donna a tutti quanti, lo auguriamo anche a tutte le amministratrici di questa città, sperando che questo giorno speciale le possa ricondurre un attimo alla realtà dei fatti e porre fine a questo sconcio che sono le buche stradali. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.